Nel 1857 il Parlamento piemontese approvava la proposta di Cavour di un grande traforo del Frejus che mettesse in collegamento le regioni del nord Italia, in particolare del Piemonte, con la Francia. Milano con Torino, Genova con Torino, Torino con Lione, da Lione verso Parigi oppure Chambéry e Ginevra. Il problema era quello di trasportare il maggior numero di merci possibili attraverso una infrastruttura moderna. Le infrastrutture, sapeva benissimo Cavour, erano le strade, erano i canali di irrigazione, ma soprattutto le ferrovie. Cavour aveva già approntato una grande rete ferroviaria, il Piemonte era la quarta rete ferroviaria dopo la Germania, l'Inghilterra e la Francia. Sapeva bene Cavour che l'economia camminava soltanto insieme con la velocità delle merci e con lo scambio fra le persone. E sapeva un'altra cosa, che il progresso economico non avrebbe potuto fare a meno di un grande progresso tecnologico. Naturalmente ci furono delle opposizioni, chi sollevava la questione dei grandi costi, chi sollevava la questione della impossibilità tecnologica di raggiungere l'obiettivo, chi addirittura sosteneva in modo un po' superstizioso che ci sarebbero state delle reazioni da parte della natura, la montagna si sarebbe vendicata, avrebbe sprigionato gas, materiali contaminanti, eccetera. Non era vero. Cavour superò tranquillamente quelle opposizioni. Il traforo del Frejus vedrà all'opera i migliori ingegneri e le migliori macchine, tutta la tecnologia più aggiornata dell'epoca, e riuscirà nell'impresa nel 1871, vale a dire esattamente 150 anni fa. Una grande impresa. Un'impresa che sarà celebrata qui a Torino da questo monumento, una piramide di massi che vengono tratti dal Frejus, sormontati da un genio alato che rappresenta il progresso contro i titani, il progresso contro la conservazione, concetti ancora attuali. La technologie est l'un des fils conducteurs qui relie l'épopée du Fréjus au défi d'aujourd'hui. Le défi de l'innovation dans les travaux souterrains, c'est un défi qui ne termine jamais, parce qu'il y a toujours avec les entreprises, avec les sociétés d'ingénierie, beaucoup de choses à inventer.